C'era una volta un re. Un re che cavalcando nel bosco dietro a un alce smarrì la strada. Seguitemi, vi porto da lei. Il re Hildebrand capì subito di essere capitato in una situazione spiacevole, ma doveva uscire da quella foresta e così seguì la vecchia strega. Il re Hildebrand sapeva che non c'era altro modo per uscire dalla foresta incantata e aveva accettato il patto della strega per poter tornare a riabbracciare i suoi figli. La piccola Alice, senza rendersene conto, aveva svelato a Greta un segreto che soltanto il re doveva sapere. Greta era la figlia di una strega e prima o poi la sua cattiveria doveva venir fuori. Infatti cominciò subito con una sfuriata di gelosia e poi una notte pensò di andare a frugare nell'appartamento che era stato della regina per cercare il modo di raggiungere la foresta felice. Il re aveva proibito a tutti di entrare in quell'appartamento dove sposo felice aveva conosciuto le ore più belle della sua vita. Ma Greta era riuscita a procurarsi la chiave e varcò la soglia sicura che lì avrebbe trovato il gomitolo della regina che l'avrebbe portata dai figli del re. E così la piccola principessa Heidi continuò a vagare nella foresta in cerca dei suoi fratellini che il sortilegio della strega Greta aveva tramutato in candidi cigni. Ma l'inverno purtroppo stava per finire. E così cominciò per Heidi un triste e duro lavoro. Ma lei voleva troppo bene ai suoi fratelli e per liberarli era pronta a qualsiasi sacrificio. Ma ormai l'inverno si avvicinava e la piccola principessa Heidi sapeva che i suoi fratelli sarebbero tornati. Sapeva che da lì a poco sei magnifici cigni sarebbero apparsi nel cielo per trasformarsi al tramonto nei suoi fratellini. E purtroppo lei doveva trovare la forza di andarsene per essere certa di non gridare dalla gioia. Povera piccola Heidi, soltanto l'amore per i tuoi fratellini può darti tutta questa forza. Anche il vento, anche la foresta, anche i suoi animali vorrebbero aiutarti. Evviva! Brava Heidi, la prima maglia è fatta. Ma hai ancora tanto da lavorare se vuoi salvare tutti i tuoi fratellini. Heidi, ormai quasi vicina al suo traguardo, si vede portata via dalla sua foresta. Non può parlare, non può dir niente a quel giovane re che tanto si preoccupa di lei. Ma anche Greta, la figlia della strega, comincia a preoccuparsi. La brutta strega, da tempo, aveva sostituito la sua scopa con qualcosa di più moderno ed efficace. Il potere e l'oro non possono esaudire ogni suo desiderio. La principessa Heidi lo aveva imparato a sue spese e non poteva dirlo al suo re. Povera Heidi. Le cose cominciano a diventare veramente difficili per te. Purtroppo quelli erano brutti tempi per le streghe. Le prendevano e le bruciavano sul rogo, perché potessero tornare tra le fiamme dell'inferno. Povera piccola Heidi, ormai soltanto un miracolo potrà salvare te e i tuoi fratellini. Ormai la principessa Heidi sapeva che nulla poteva salvarla dal rogo. Ma disperatamente cercava di terminare l'ultima maglia per poter almeno salvare i suoi fratellini. Le leggi del paese non consentivano al re di salvare la ragazza condannata dal tribunale e si rivolgeva a qualcuno più potente di lui per salvare la piccola muta. Fai presto, Heidi. Anche se non puoi salvare te stessa, puoi salvare i tuoi fratelli. Amare a volte vuol dire anche saper morire. I buoni riescono sempre a trovare qualcuno che li aiuta. E noi abbiamo voluto farvi questa sorpresa, che la principessa Heidi è diventata regina.